siamo all'inizio dell'estate, iniziamo con la promozione di queste grandissime strade bianche. Oggi questo percorso meraviglioso, la Rua Marenca, qua nelle valli monregalesi, un percorso bellissimo in mezzo al bosco, accessibile, e poi con l'utilizzo delle bike sicuramente un percorso che possono fare tutti per arrivare poi qua a questi rifugi incontaminati, dove veramente la natura è a portata di mano, il buon cibo, la buona tavola. Quindi passare una giornata in relax nella provincia di Cuneo. Una nuova opportunità in collaborazione con l'ATL. Speriamo sia una bella giornata per tutti, il sole ci accompagna e vediamo di arrivare alla fine tutti insieme. Ci aspettiamo un avvicinamento a questi posti e un ritorno alla montagna, a viverla anche diversamente, non solo come a livello sciistico, ma anche a livello estivo. Rua Marenca è un'area proprio di Montaldo di Mondovì, nel concentrico, e questa strada parte, percorre Montaldo, tocca Roburent nella parte di San Giacomo di Roburent, arriva qui ai Vernagli dove siamo adesso e poi prosegue fino alla Pra. È importantissima questa promozione soprattutto per quello che vogliamo sviluppare noi legato al mondo delle bici e delle bike e al turismo ecosostenibile. Il Giro d'Italia è stata una grandissima vetrina per tutto il territorio monregalese, cuneese. La bicicletta continua a essere comunque sempre importante. La Rua Marenca Race, diciamo che è un anello che è stato appunto ricavato in questo percorso della Rua Marenca. La Rua Marenca Race prende tutta la parte che c'è nella zona di Prato Nevoso, Artesina. Viene fatto il 14 di agosto. Noi siamo contenti che ci sia questa promozione, lo riteniamo sempre più importante, sempre più utile fare queste cose, e vi invito a venirci a trovare e noi mettiamo a disposizione tutta la nostra cortesia e tutto quanto ci è possibile offrire ai turisti. Mondovì è sempre stata un po' la cerniera, il nodo di svincolo storicamente per la sua posizione di molti progetti sia culturali che appunto turistici. E noi siamo vocati a progetti di rete, quindi benvengono queste iniziative sviluppate dall'ATL. Siamo a testimoniare la volontà di entrare a piedi uniti nel mondo dell'outdoor. È un percorso veramente eccezionale. A volte vivi in dei luoghi dove tu non pensi di avere un gioiello come quello che abbiamo fatto oggi. La Rua Marenca è veramente eccezionalmente importante anche per il nostro territorio. Io penso che fatta in un certo modo, pubblicizzata in un certo modo, possiamo veramente avere dei grandi successi. Noi circa un anno fa, grazie a un progetto europeo, abbiamo organizzato il primo club di prodotto legato alla bicicletta, Cuneo Bike Experience, che ad oggi rappresenta e raggruppa 120 imprese del settore ricettiva e dei servizi, quindi somministrano servizi al cicloturista, sparse su tutto il territorio dell'ATL di Cuneo. Per la prima volta possiamo dire che abbiamo fatto rete sul territorio. Stiamo cercando di collaborare per presentare il nostro territorio, le strade bianche presenti sul nostro territorio, questa immensa natura che ci accoglie. Verso fine luglio vorremmo presentare un grande evento, un grande raduno di e-bike che potrà dare l'opportunità a chi parteciperà di conoscere i prodotti tipici del nostro territorio, la cucina del nostro territorio e la nostra meravigliosa natura. Noi queste zone qua le giriamo da oltre 10 anni, posti bellissimi, grazie anche all'ATL che contribuisce, diciamo, a sviluppare sul territorio queste, diciamo, manifestazioni ed escursioni. Noi siamo venuti a Pra 46 anni fa, noi non abbiamo più abbandonato la Pra perché per noi la Pra è vita, è la nostra vita. Siamo in pochi a Pra, siamo due famiglie e non avendo più negozi in zona, il pane dobbiamo cercare di sbrogliarcela da soli e ci facciamo un po' di pane. Il parroco nel 1920 scriveva: la mia parrocchia è composta da 856 anime. Troviamo cucchiai, forchette in legno, sculture che sembrano africane ma non lo sono, e gente della Val Varaita che l'ha fatta. La prima in Italia, 2 d'agosto 1874, in Europa la seconda, perché pochi anni prima di Bossea aveva aperto al pubblico Postumia, che adesso è in Slovenia. E adesso Bossea sta nel campo del turismo speleologico disegnando una novità. Abbiamo vicino a noi altre due grotte, i Dossi e il Caudano, stiamo lavorando per costruire un sistema integrato, una realtà unica che stiamo piano piano mettendo in piedi e che sta cominciando anche a dare i suoi frutti. Ogni metro vale una tappa per una fotografia, perché è una strada che è tutta una cartolina. Abbiamo vissuto l'emozione straordinaria della strada dei Vernagli, che da San Giacomo di Roburent ci ha portati a questo splendido rifugio, la Maddalena, dove abbiamo gustato un assaggio
del sapore della cucina cuneese, per poi scendere a quel borgo incantato che è Pra di Roburent ed arrivare a vedere le grotte di Bossea. Per chi verrà quest'anno sicuramente tornerà a casa col sorriso.